Ingegnere Antonacci, insieme al professore Galeota, lei ha preso parte al workshop che approfondiva il tema dell'arte a prova di sisma. Nel dettaglio avete parlato della Basilica di Collemaggio e nello specifico di tecniche innovative di monitoraggio. Con quali scopi? Con lo scopo di aiutarci a capire meglio il comportamento di un bene importante quale quello della Basilica di Collemaggio, dove è stato installato questo sistema di monitoraggio. Perché ci aiuta? Ci aiuta perché ci permette di capire se il bene è in sicurezza e a che punto è il piano di manutenzione, se c'è bisogno di interventi di manutenzione così come previsti dal piano preliminare. Sono tecniche di monitoraggio che si basano sull'uso di sensori, come funzionano? Si basano sull'uso di sensori molto sensibili che sono installati in gran numero sulle parti portanti della basilica e quindi per tenere sotto controllo sia le vibrazioni che l'eventuale stato fessurativo. A quel punto sapete, siete in grado di intervenire qualora ce ne fosse bisogno o c'è anche un calendario con delle scadenze che sono da rispettare in ogni caso. È utile in questo caso ed è utile nel caso in cui ci sia un evento particolare, un sisma o qualche altro evento insomma, importante che solleciti la Chiesa, perché ci consente di capire se è il caso o meno di prendere dei provvedimenti tipo quello di fare dei controlli ulteriori più approfonditi oppure se la Chiesa può essere utilizzata in sicurezza. Tecniche applicabili ad altri beni monumentali? Sì, a qualunque altro bene, purché chiaramente si conosca il bene e si studi un sistema di monitoraggio appropriato per il bene in questione.